Il giorno dopo il voto della rinnovata fiducia al governo Letta è intervenuto il segretario federale della Lega Nord Roberto Maroni per commentare la strana giornata politica di ieri, così piena di colpi di scena. Ilaria Tettamanti. Ti è piaciuto lo spettacolo ieri in Senato? No, per niente. A Berlusconi ha vinto o ha perso? È difficile dirlo, è stato un colpo di scena dietro l'altro. Beh, adesso perlomeno c'è un governo e quindi abbiamo un interlocutore e questo mi interessa come governatore della Regione Lombardia. Sul piano politico mi pare che si sia messo in moto un cambiamento radicale e molto sofferto dentro il PDL. Sono molto interessato a vedere come evolverà, che cosa succederà e credo che si aprano interessanti prospettive, soprattutto al nord. Anche per la Lega? Certo, parlo della Lega. Non Ma lei so. È più vicino al gruppo che è rimasto fedele a Berlusconi? Io sono vicino ai cittadini lombardi. In che senso infatti oggi parleremo di questo. In che senso interessante? E quando si apre una fase politica nuova, perché questa è una fase politica nuova, quella che si sta aprendo, ci sono, come successe nel 92, nel 93, ci sono grandi opportunità. Grandi movimenti, submovimenti, sommovimenti, per cui bisogna capire che cosa succede, prevedere quello che succede per cogliere le opportunità ed è quello che intendo fare. Naturalmente. Allora il modo di fare opposizione da parte della Lega resterà la stessa? Ma a Roma siamo l'opposizione, qui siamo il governo, a Roma siamo l'opposizione di questo governo. Ma la prospettiva è molto interessante. Si allarga la macroregione. Cosa intende quando parla di opportunità? Parlo di opportunità. Lasciatemi lavorare. Ma secondo lei Berlusconi si è rafforzato o indebolito? Vabbè, non intendo commentare le vicende degli altri partiti. Neanche del nuovo gruppo di Formigoni? Ma non so, ha formato un nuovo gruppo? L'ha formato, non mi pare. Beh, ma l'ha annunciato. Ci sono, sì, va bene, ma sono tutti movimenti avanti e indietro. Si sta muovendo e questa è la cosa interessante. Bisogna vedere in che direzione va questa vicenda, che cosa succede del PDL. Sono molto interessato, ovviamente, come ho detto, e penso che si apriranno grandi opportunità che io voglio cogliere, soprattutto nelle regioni del nord, per quanto riguarda la Lega.